Noi siamo nella parte sud-ovest di Montalcino ed è la parte, diciamo, storicamente dove ci sono sempre state le grandi aziende. E la nostra azienda nasce dalla fusione di tre aziende, l'azienda di Poggiolemura, una parte di azienda di Camigliano, una parte di azienda di Argiano. Perché sottolineo questo? Perché storicamente queste tre aziende sono state aziende che hanno fondato il consorzio, sono aziende che hanno dato origine al Brunello di Montalcino nel 1966, il che significa che qui a Montalcino, in questa zona, abbiamo una tradizione storica dettata dalla presenza di vecchie vigne, per cui Banfi va a collocarsi in una zona storicamente vocata per la produzione di Brunello. Noi abbiamo esclusivamente un prodotto, il Poggio all'Oro Riserva, che è prodotto da un'unica vigna. È un vino chiaramente speciale, è un vino alla cima della nostra piramide qualitativa. Quali sono le sue caratteristiche? È un vino che nasce appunto da un'unica vigna. Questa è un'unica vigna che è del 1978, per cui ha più di 20 anni, ed è una vigna che di grosse dimensioni, 25 ettari, e che produce pochissimo, che riesce a esprimere una qualità particolare, una sua specificità qualitativa, che si riconosce appunto nel vino, che ha una grande personalità e una possibilità di invecchiare molto a lungo, che è una caratteristica delle riserve. Come Banfi noi è da 30 anni che lavoriamo sul Sangiovese e abbiamo lavorato in due direzioni. Intanto nel capire i nostri terreni, il nostro territorio. Questo è un lavoro di zonazione che ci ha visto impegnati fin dal 1982, dove abbiamo messo in rilievo la grande differenza che abbiamo all'interno del nostro territorio aziendale di terreni, più di 30 terreni, il che significa avere un patrimonio importante. Questo è stato usato, questo lavoro, assieme alla selezione clonale, cioè il lavoro di selezione clonale sul Sangiovese, per scegliere il territorio ideale su cui piantare il Sangiovese. Quel Sangiovese chiaramente destinato a produrre Brunello. Dal 1997, dopo aver fatto questo lavoro, abbiamo prodotto un vino, il Poggio alle Mura, che è frutto appunto di selezione clonale e di studio del territorio. Per cui i vigneti del Poggio alle Mura sono piantati nella zona ottimale, che noi pensiamo ottimale da un punto di vista territoriale, per la produzione del Brunello. Guarda caso, però, il Poggio all'Oro è un vigneto piantato nel 1978 ed è un vigneto appunto attorno alla zona del castello di Poggio alle Mura, ma è un vigneto che non è stato piantato con la selezione clonale, ma è un vigneto ottenuto dalla selezione massale di tutti i vitigni sangiovese che avevamo nella nostra azienda al momento e anche all'interno del territorio. Per cui due sono le differenze. In uno, nel Poggio alle Mura, abbiamo un vino ottenuto dalla selezione clonale, dai nostri tre cloni più importanti. Nel Poggio all'Oro invece abbiamo un vino ottenuto da una selezione massale, da selezioni di vitigni sangiovese presenti nel territorio. Per quanto riguarda il territorio della nostra azienda, sono, come dicevo prima, territori molto differenziati, sono circa 30 tipi di terreni differenti, dove il minimo comune denominatore è comunque la presenza di argilla più o meno elevata. Nel caso del vigneto di Poggio all'Oro, questa presenza di argilla non è elevata, è un vigneto abbastanza sciolto ed è un terreno molto profondo. Questo fa sì che durante l'inverno il terreno si possa riempire d'acqua, acqua che viene usata durante il periodo vegetativo estivo, primaverile e estivo, dove qua piove particolarmente poco e la pianta ha modo di attingere alle riserve idriche invernali e di esprimere il frutto al meglio qualitativo.